presidente dell'associazione Planum Montis, compagnia teatrale Sceppa Centrella. Da 8 anni questo successo si rinnova? Sì, sì, siamo all'8ª edizione finalmente, ce l'abbiamo fatta. È inutile nascondere che c'è fatica, impegno, sudore, naturalmente per ogni manifestazione. Io devo ringraziare assolutamente l'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Angelo Caramanno, che da 4 anni a questa parte ci sostiene e ci supporta e fa sì che questa manifestazione possa avere la sua continuità. Dobbiamo ringraziare anche la presidente di Salerno Solidale, la quale ci offre gli spazi del quadriportico, da non confondere con il quadriportico del Duomo, molto più famoso. Quadriportico di Santa Maria delle Grazie, un po' più su, risalendo via Trotula di Ruggero. L'ingresso è libero, come sempre, questa formula noi l'abbiamo sperimentata e abbiamo riscontrato un successo. Certo, qualcuno può pensare, lo dico sempre, anche l'anno scorso l'ho detto, che l'ingresso gratuito potrebbe essere il segno di una scarsa qualità degli spettacoli, invece no, abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando che si può fare spettacolo anche senza nomi o grandi nomi, ma abbiamo delle compagnie che vengono da Salerno naturalmente, da Napoli, da Caserta, da Avellino, per cui questa rassegna sta crescendo piano piano, ci sta dando grandi soddisfazioni. Certo, è ancora troppo piccola per imporsi nel panorama, nel ventaglio degli eventi salernitani, ma noi crediamo e ci stiamo impegnando affinché questa rassegna possa veramente essere un appuntamento fisso estivo per i salernitani e non.